Ciao, grazie di essere qui con me oggi. Oggi sono molto emozionata perché questo diciamo che è lo speciale per i 100.000 iscritti su questo canale. Grazie, sono veramente contentissima, quindi oggi ho deciso di rispondere a un po' di vostre domande che vi ho fatto su Instagram, quindi se non mi seguite ancora su Instagram è lì che vi faccio vedere tutto, che ho più interazione con voi, quindi mi trovate come chiara.smr. Non perdiamo tempo anche perché non ho tantissimissima batteria della macchina fotografica, quindi e soprattutto ho fame, sono quasi le 2. Ho ordinato la Poke da Poke House e non so se sia una catena, comunque ho scelto questi perché nella mia città erano gli unici che avevano più di un'opzione vegana fra le proteine. E io su questa cosa mi lamento molto, però per me è abbastanza inaccettabile che come unica proteina, se c'è, vegana, ci sia il tofu vellutato. Cioè, fa schifo il tofu vellutato, almeno mettimelo fritto. Questi invece avevano il tofu fritto e dei vegan nuggets, quindi ho detto, proviamo. E la confezione è carinissima, tra l'altro, non è vero, tofu grigliato era. In ogni caso, i vegan nuggets sono tipo 3, ma va bene così. E questa ha un odore buonissimo perché ho messo anche una salsa alle arachidi molto carina. E abbiamo sesamo, cipolla fritta, tofu affumi, tofu, cos'è? Tofu grigliato, avocado edamame, cosa c'è? Tipo zucchine al prezzemolo, patata dolce e nuggets vegani. Cominciamo, assaggiamo. Ah, sotto ci ho messo sia riso nero sia riso bianco. Ok, partiamo con una domanda un pochino succosa, così proprio. Questa ragazza, Mati, mi chiede perché con alcuni marchi tipo Hello Body non collabori più. E so che questa cosa può interessare molte persone perché negli anni mi è stato chiesto abbastanza spesso perché non collabori più con loro, perché non collabori più con loro. Nel mio caso non c'è mai stata una volta in cui ho smesso di collaborare con un brand perché mi sono trovata male, perché mi hanno fatto un torto, o cose del genere. Semplicemente di solito funziona così, che tu firmi un contratto con un brand, io tra l'altro con Hello Body ci collaboravo anni fa, quindi il mio canale era molto piccolino, Instagram, ci collaboravo su Instagram mi sembra e basta, e il mio Instagram era un'altra cosa, letteralmente, ormai ci collaboravo secondo me 2 anni fa. A me sono sempre piaciuti come prodotti, non ho mai avuto nulla contro, anzi, gli sarò sempre grata perché sono stati uno dei primi brand a credere in me e a farmi fare degli adivi su Instagram, quindi di questo veramente super grata. Semplicemente andando avanti è molto semplice in realtà, semplicemente quando cresci o quando scade un contratto devi trovare un'altra soluzione, come lavoro, no? Magari tu ti scade un contratto e chiedi un aumento per dire, ecco, stessa cosa, ma accade con tantissimi brand. Scade il contratto, devi trovare un nuovo accordo. Se non trovi un nuovo accordo, semplicemente si smette di collaborare, ma non succede nulla di che. È un accordo appunto lavorativo e non è successo nulla in particolare. Questa salsina di arachidi è buonissima, buonissima. Quindi sì, non c'è nessuna cosa succosa dietro il mio smettere di collaborare con alcuni brand, semplicemente deve essere una cosa su cui ti metti d'accordo, un contratto su cui sono d'accordo entrambe le parti, quindi quando non si riesce a trovare un accordo, non si collabora più. È una cosa lavorativa, è un meccanismo lavorativo molto semplice, soprattutto per quanto riguarda i liberi professionisti. Anna mi chiede: pensi che un giorno il canale non riuscirà più a mantenerti economicamente? Come farai? C'erano un po' di domande, devo dire, sul mio lavoro e soprattutto sul futuro. C'era anche una domanda come ti vedrai tra 10 anni, risponderò dopo, però molte domande appunto su cosa farai dopo, cosa succederà dopo, ma a un certo punto smetterai. Non lo so, nel senso che io non ho una previsione di come andrà il mio lavoro fra 3-4 anni. Sto crescendo, sto continuando a crescere e sono molto contenta di questo. Quindi non la vedo una cosa vicina. Se dovrò cambiare lavoro, se mi scoccerò di questo lavoro, se per qualsiasi motivo cambierò lavoro, io ho la laurea in chimica farmaceutica, quindi potrei insegnare, potrei lavorare in laboratorio, ma non mi piaceva. Potrei fare la farmacista, che mi piaceva, oppure trovare lavoro in altri ambiti. Alla fine, con anche questo lavoro, mi sono trovata delle
ho sviluppato delle competenze nella parte appunto del content creator e creazione di contenuti, quindi sono abbastanza tranquilla. Non, cioè, mi capita di pensarci, troverò un altro lavoro. Non mi faccio molte parole riguardo, nel senso che penso che la nostra generazione e quelle avanti cambieranno lavoro sempre più spesso. Non c'è più la concezione di un lavoro che dura 30 anni, il posto fisso. Almeno io non ho questa concezione, non ce l'ha mio marito, non ce l'hanno le persone intorno a noi, quindi non mi preoccupa particolarmente. So quali sono i miei lati, so reinventarmi, secondo me molto bene, so quali sono i miei pregi, quali sono i miei difetti, cosa so fare bene, cosa so fare peggio, quindi penso di potermela cavare. È una domanda che mi terrorizzava tantissimo anni fa, adesso onestamente non ci faccio quasi più caso. Quindi continuiamo con un'altra domanda. Fiore mi chiede: come ti vedi fra 10 anni? Assaggiamo intanto un nuggets. Oh, questo pacco lo riprenderò, devo dire. Buono. Ho una fame. Ho smesso anche qui di pensare così a lungo nel tempo. Nel senso, io magari ho obiettivi fra 3-4 anni, fra 10 anni no. La vita è in cambiamento, è imprevedibile. Onestamente non so neanche se sarò qui tra 10 anni, cioè non si sa. È una cosa troppo avanti. Tendevo ad andare un sacco avanti io con la mente, a pensare cosa farò, come sarò, come mi immagino. Ovvio, mi immagino in un certo modo, ma secondo me è inutile fare dei progetti o pensarci troppo su come sarai fra 10 anni, perché anche vedete il mondo, cioè poi lavorativamente non ne parliamo, perché guardate il mondo come è cambiato dal 2013 al 2023. È assolutamente imprevedibile come sarà fra 10 anni, quindi non voglio fare neanche lo sforzo e stressarmi a riguardo. Spero di vedermi serena, felice. Adesso risponderò a un'altra domanda, quindi continuo a rispondere a questa domanda, però felice con la mia famiglia, ancora con mio marito, in una casa in mezzo alla natura, con un cane, e l'unica mia speranza è di riuscire a viaggiare. Ecco, spero fra 10 anni di viaggiare ancora tanto. Tutto qui. Ditemi voi anche come vi vedete fra 10 anni. Siete d'accordo con me che tanto è inutile stressarsi e immaginarsi fra 10 anni la vita, perché tanto è assolutamente imprevedibile, però ditemi voi. Forse la domanda, anzi la domanda più gettonata in assoluto, 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 è la solita. Quindi vuoi figli? Ti vedi madre? Perché non hai già dei figli? Allora, intanto penso che la domanda, è ovvio, voi la fate a me, però solo in pochi hanno detto: tu e tuo marito vorreste avere dei figli, perché i figli si fanno in due e si crescono in due. Anche se adesso vorrei dei figli, se mio marito non li volesse, non li avremo. Quindi già questa decisione è una decisione che, almeno per me, non va presa singolarmente. E ovvio ci ho pensato, e a me piacerebbe avere anche più di un figlio. Ora come ora non mi sento pronta, perché mi piace tanto la mia libertà, la mia indipendenza. Mi piace tanto viaggiare, voglio dedicarmi al lavoro, voglio dedicarmi alle mie passioni. Quando hai un figlio tutto cambia, è ovvio. Non penso di essere ancora pronta, non siamo ancora pronti. Magari sono pronta fra un anno, fra 2 anni, fra 3 anni. Non mi ci voglio troppo stressare a riguardo. Chi lo sa se riusciremo mai a averli, cioè nel senso, magari io desidero tanto 5.000 figli, ma non arriverà neanche uno. Quindi anche lì, ora no. In futuro sì, però chi lo sa. Ecco, ad esempio, è inutile guardare la vita tra 10 anni come ti immagini, perché a 20 anni mi sarei immaginato, ok, sposata, ma già con 2 figli a 30 anni. Cioè io avevo intenzione di avere il primo figlio a 26 anni. Quindi insomma, magari mi immagino una cosa, ma cambio idea totalmente, quindi è inutile pensare fra 10 anni. Sei gelosa? Hai mai sospettato che tuo marito avesse un rapporto speciale con una tua amica? Non sono mai stata una persona particolarmente gelosa in amore. Non ho avuto mai motivo di esserlo particolarmente. Ovvio, se una ragazza ci prova con mio marito, ci ho provato in passato con mio marito, divento una iena, però proprio perché non lo vedo neanche come rispettoso. Non sono mai stata, ecco, insicura su di lui. Cioè, mi fido molto di lui. Ecco, è veramente tutto qui. Penso sia una persona di cui ci si può fidare. Sono molto gelosa invece delle amicizie. Quindi
non di mio marito, ma delle amicizie tantissimo, perché ho avuto diversi traumi su amicizie in passato, da piccola. E quindi sulle amicizie sono molto gelosa, cioè sono molto possessiva, faccio fatica ad accettare che le mie amiche abbiano altri amici. Quindi penso sarei più gelosa dalla parte dell'amica che dalla parte del moroso marito. Ditemi se anche voi siete così, ditemi anche voi se siete gelosi, ma non in ambito, nelle relazioni di coppia, ecco. A proposito di mio marito, Anna mi chiede, ciao Chiara, ti volevo chiedere, ti piacerebbe fare un video con tuo marito oppure te l'ha mai chiesto? Mio marito è una persona che, per dirvi, ha messo Instagram quest'anno, gli ho messo io Facebook anni fa, ha solo LinkedIn, non gli interessano particolarmente i social, non gli piace essere al centro dell'attenzione, più per nulla, mai piaciuto. Adesso se parlo a bocca aperta, ma se non finisco più. Non gli piace parlare di sé, non gli piacciono proprio questi, fare in sé, essere il protagonista di questi tipi di contenuti e di questi tipi di attenzioni, quindi lui sicuramente non me l'ha mai chiesto. Io negli anni gliel'ho chiesto, se voleva partecipare a un video, anche perché avrebbe fatto un botto di engagement, e egoisticamente glielo chiedevo, ma per fortuna non ha mai ceduto. E adesso non glielo chiederei. Se volesse, cioè se vuole, ovvio, in dei vlog, ve lo vedete anche in alcuni vlog, oppure fa delle comparse, ma non gli chiederei mai di essere protagonista di un video con me, perché mi sto accorgendo che ultimamente le persone, soprattutto su YouTube, ma anche negli shorts così, si sono un po' incattivite, e ultimamente mi stanno arrivando anche un po' di insulti, un po' di critiche, eccetera. Critiche anche su di lui, così, random, a caso. Cioè, critiche fatte per ferirmi, che parlano di lui. E onestamente, sono contenta che lui abbia deciso di proteggersi da questo mondo, perché la mia è stata una scelta, il mio è un lavoro e purtroppo devo avere a che fare, non sono d'accordo e non lo giustifico, ma purtroppo devo avere a che fare con persone maleducate, persone frustrate che lasciano commenti veramente frustrati e maleducati e che non direbbero mai di persona sotto i miei contenuti, ma per fortuna che non l'ho coinvolto, nel senso che ok su di me, cioè non è ok su di me, però io l'ho scelto. E quindi mi piglio anche le conseguenze in un modo o nell'altro, perché purtroppo si sa che in giro la gente è frustrata. Ma coinvolgere anche lui e vedere gente che è frustrata, che per ferirmi insulta anche lui o critica anche lui, questo no. Quindi non penso lo farei. Ultima domanda su vita di coppia, marito, eccetera. La vita di coppia è sempre rose e fiori, così come la vediamo, oppure avete avuto difficoltà e crisi? Ovviamente no, non è sempre rose e fiori. È ovvio che voi mettereste mai una storia con scritto mentre litigate o con scritto abbiamo appena litigato, sono furiosa, mi ha fatto questo, questo e questo. No, non lo diremmo mai. È da dare per scontato. Noi siamo tra l'altro due segni di fuoco, quindi ci becchiamo spesso. Ci sono stati momenti più di crisi, sicuramente come tutti. Momenti in cui ti chiedevi questa relazione è destinata a durare o no. Anche dopo il matrimonio ci sono momenti in cui ti chiedi ho fatto la scelta giusta, quindi penso sia normale, non penso esistano persone che non, coppie che non hanno mai avuto dubbi sulla coppia in sé. Siamo sempre stati disposti a fare sacrifici per stare insieme, sicuramente ci si deve lavorare di giorno in giorno, si deve migliorare, si può migliorare la comunicazione, si può migliorare il modo di trattarsi, si può migliorare il fatto di mettersi d'accordo su certe cose della convivenza. Banalmente, il periodo in cui abbiamo iniziato a convivere, prima di sposarci, è stato durissimo. A volte le persone sono lì, è bellissimo, è il nostro sogno. È stato durissimo perché ci dovevamo adattare al modo di vivere l'uno dell'altro. Io sono disordinata, lui è precisino, io ci tengo a certe cose, lui ad altre, io adoro tutti i miei impicci, le cosine, lui è minimalista, non vorrebbe nulla in casa. Quindi insomma, vanno trovati dei compromessi e non è stato per nulla facile. Ma questo è un esempio di tante volte. Penso che in tutte le relazioni ci siano delle crisi. E a volte, non sempre, è anche una decisione, decidere di lavorarci o dire no, non ne vale più la pena. Noi ci abbiamo sempre lavorato. Ho la batteria al 6%, quindi parlerò anche un po' veloce. Ultima domanda, prossimo viaggio. Tantissime domande anche sui viaggi che voglio fare.
Prossimo viaggio non lo so, nel senso viaggione. Andrò adesso a fine novembre, andremo un weekend in Germania a trovare un nostro amico. Ho intenzione a dicembre di fare il mio, se riesco, weekendino da sola, via. Però viaggione no. In questo periodo vorrei pensare, prenotare almeno il volo per il viaggio di quest'estate, prima che arrivi il 2024, anno nuovo, se no penso che i voli aumenteranno ancora di più. Quindi dobbiamo capire dove andare, vorrei organizzare qualcosa con le mie amiche. Sto puntando tantissimo a un viaggio di gruppo a maggio in Sud America. Non vi dico con chi perché sono, cioè i posti vanno a ruba in un'ora. È una cosa impressionante con lui. Quindi quando riuscirò, non sono ancora aperte le iscrizioni, quindi non so se riuscirò a partecipare, ma mi piacerebbe tantissimo andare a maggio in Sud America. Del resto non lo so. Forse a gennaio, non ne ho idea onestamente, non ho niente di organizzato, cosa che a pensarci mi rende un po' triste perché chi ha la passione per i viaggi deve sempre avere un viaggio prenotato. Cioè, il segreto è sempre avere un viaggio prenotato, un viaggio che dici, oh, ma anche fra 5 mesi andrò in quel posto e non ce l'ho. Quindi questa cosa mi fa un po'. Però va bene così, quest'anno ho viaggiato tantissimo e comunque a volte. Mi prende anche la follia e magari prenoto un mese prima un viaggione, quindi questo dipende. Ho la fortuna immensa di avere un lavoro che si adatta a queste mie follie e a queste mie esigenze. Allora, io scappo perché ho la fotocamera che si sta letteralmente chiudendo, secondo me. Vi ringrazio tantissimo di aver guardato questo video, spero di avervi risposto un po' di curiosità, spero veramente, e ditemi se vorreste la seconda parte perché in realtà mi hanno segnato un sacco di domande e ho risposto alla metà, veramente mi dispiace un sacco, ma penso che questo video sia già succoso così, non voglio neanche esagerare. Vi ringrazio ancora per i 100.000 iscritti, non so come ringraziarvi, spero di portarvi sempre i contenuti che vi interessano, che vi intrattengano, che vi rilassino e vi mando un bacione e noi ci vediamo il prossimo mercoledì. Ciao!